Carlo Becchi, laurea in ingegneria informatica, faticosamente strappata alle grinfie dell'Università di Zena, podcaster, gamer, social media maniac, tecnologo e tecnocrate, morbosamente logorroico, nonché fondatore di Digitalia. Sì. Qual è il tema principale di Digitalia? Il tema, prima di tutto, Digitalia nasce da un'idea di un caro amico che si chiama Franco Solerio. Il tema principale è stato fornire un punto di vista innovativo e aperto ai contributi degli utenti sul mondo all'epoca e ancora adesso troppo ristagnante della comunicazione sul digitale con punto focale appunto il nostro paese, l'Italia. Esiste secondo te un nuovo paradigma sulla comunicazione digitale? È difficile da rispondere a questa domanda in quanto esiste la comunicazione digitale dal punto di vista del paradigma, è ancora, nella mia opinione, molto legato a modelli che sono tradizionali, nel senso si stanno aggiungendo strumenti che sono via via più interattivi, che permettono di raggiungere un maggior numero di persone, ma non c'è stato ancora un cambio totale di modello di comunicazione dal punto di vista tecnico. Si continua a parlare di audio-video integrato con social media e altri strumenti, ma il modello è ancora abbastanza legato al tradizionale. Ma è un problema di barriera digitale o culturale? Io credo che sia semplicemente il mezzo che è ancora giovane, non siamo ancora, non riusciamo a vedere il mezzo digitale come una piattaforma ad ampio spettro. Cerchiamo di legarci a concetti e a modelli che già conosciamo e lavoriamo su quelli. Arriverà un momento quando tutto quello che è stato creato collasserà su se stesso e qualcosa di nuovo, come una sorta di Big Bang, un nuovo universo si aprirà. Intanto, come vivi l'attività del podcaster indipendente? Beh, io devo essere sincero, ho smesso di fare il podcaster da qualche anno perché mi sono trasferito per lavoro. Posso dirti come la ricordavo, è qualcosa che senza dubbio la prima cosa che l'ascoltatore non capisce è la mole di lavoro, che è difficile da trasmettere, la mole di lavoro. È una cosa che potrebbe diventare come occupazione un lavoro a tempo pieno, purtroppo non ha una remunerazione, anzi ha dei costi che sono anche abbastanza elevati, soprattutto se si vuole fornire una produzione di qualità competitiva col mondo professionale, è però anche una delle fonti di soddisfazione che nella mia vita abbia avuto a essere più pervasiva, perché il dialogo, grazie ai mezzi digitali, il dialogo con gli ascoltatori diventa così intenso e così diretto che più forse ancora che con il semplice uso dei social media si ritrova a diventare amici di persone che non si hanno mai conosciuto, ma a livello veramente molto intimo, che quando li si incontrano in eventi come questo sembra di averli conosciuti da una vita, quando alla fine è solo stato uno scambio di messaggi su Twitter o su Facebook. Restando sempre nella tua sfera personale e riferendomi a quelle che sono state le tue esperienze, quali sono le opportunità e le criticità della comunicazione digitale? Le opportunità sono la bassa barriera di accesso, la possibilità di avere canali potentissimi come appunto Twitter, Facebook, YouTube e di avere ampio audience dal giorno zero. Se si ha qualcosa di veramente interessante da dire, questo almeno è vero in altri paesi, non sempre in Italia, è molto facile riuscire dal punto di vista tecnico a essere immediatamente produttivi. Gli strumenti sono diventati raggiungibili, quindi anche il software per la produzione e in generale anche l'hardware ormai sono diventati commodity che si possono acquistare per poco prezzo. La criticità, direi, la prima criticità che impedisce di creare impresa intorno alla comunicazione digitale è appunto la monetizzazione, sia dal punto di vista fiscale, direi che dal punto di vista di ricezione di chi ancora detiene, diciamo, il potere forte dal punto di vista finanziario, è veramente molto difficile riuscire a monetizzare un lavoro che è, appunto, può diventare a tempo pieno, ecco.